siano cultura televisione o insomma, cinema hollywoodiano, è proprio una contraddizione, cioè c'è una contraddizione credo forte da questo punto di vista. Tu ricordi che il governo Berlusconi introdusse una novità interessante, che era una novità relativa, cioè diciamo meglio, gettò la maschera e disse che le ambasciate devono essere agenzie per procurare affari alle imprese italiane. Ovviamente lo faceva anche prima, no? Però con Berlusconi la cosa viene detta esplicitamente. Che avevi detto? No? Per certi versi sì, addirittura più di tre. Ma certo c'è questo aspetto di asservimento, che però è un asservimento dello Stato al capitale, ma anche viceversa, in che senso? Sempre che stava a Berlusconi, no? Chiaramente lui rappresentava e rappresenta un settore capitalistico e che, per esempio, punta ancora sulla una produzione italiana a basso costo e quindi con un basso livello di tecnologico, che si affida per mantenersi non appunto a un programma di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, dei ceti medi, eccetera, ma all'ombrello atomico americano. Quindi noi padroni mangiamo a rotta di pelle, mangiamo fino a voi lavoratori pigliate salari bassi, se succede qualcosa arriva il manganello americano. La crisi del sistema capitalistico negli Stati Uniti sarebbe la morte per noi. Un altro capitale che dice entriamo in concorrenza. Domenico parlava della mondializzazione, voi sapete che di fatto la mondializzazione significa del contrario, cioè ha determinato la formazione di regioni economiche in concorrenza l'una con l'altra. Quindi è proprio una balla la mondializzazione, la parola d'ordine per gestire la gente. In realtà ha determinato, per esempio, in Latino America una zona economica, in Asia altre zone economiche, eccetera. E c'è concorrenza tra queste zone economiche. Quel capitale, quelle grandi multinazionali, che sono ovviamente compatte contro il proletariato, però poi tra loro litigano. Sono compatte nell'andare contro la Cina, però poi si mettono casomai a litigare su chi prende il petrolio iracheno, per esempio, no? La mondializzazione capitalistica è contraddittoria. Perché? Perché il capitalismo, in quanto tale, mettila come ti pare, non riesce a superare la secchezza del punto di vista privato. Ora, la funzione dello Stato nella società capitalistica è anche quella di costringere i capitalisti a pensare in grande, cioè in generale. Per esempio con Keynes a dire guardate, ma chi va ha detto che il bilancio dello Stato deve essere il prossimo attivo? Investimenti statali che procurino lavoro e che quindi tolgano la disoccupazione, la rieducano, diminuiscano le tensioni sociali. Sì, certo, determina un passivo dello Stato che cresce, però voi aziende lavorate meglio perché c'è maggiore pace sociale. I lavoratori stanno più tranquilli, la corruzione sindacale va avanti, no? Specialmente poi se hai l'Unione Sovietica che cresce e quindi attrae. Se crolla l'Unione Sovietica, crolla anche Keynes. È inutile non pensare allo Stato
al welfare state se ne frega, cioè il pericolo non c'è più. Però è certo che, non lo so, l'avete visto ieri Ballarò? Appariva abbastanza chiaro, no? Come il punto di vista della piccola impresa rappresentata da una fanciulla che mostrava abbondantemente le gambe, sì, i bei capelli, eccetera. Però come testa forse ne mostrava un po' di meno. Il punto di vista della piccola e media impresa, lì rappresentato in quell'occasione, contrasta con il punto di vista più generale della grande impresa, che dice, vabbè, diamo qualcosa ai lavoratori, noi pigliamo di più, diamo qualcosa ai lavoratori, casomai pagherà un prezzo alla piccola e media impresa, come è sempre successo nella storia, il capitale appunto, lo ricordava Domenico, tende alla concentrazione. La concentrazione che vuol dire che di 10.000 aziende poi mi diventano 5.000, 2.000, poi tre sole, o casomai una sola che è articolata in alcune piccole, che quindi fanno finta di esistere ancora, ma giocano il ruolo di sostegno alla grande. Viceversa, nel senso che per esempio appena c'è una crisi, la grande scarica sulle medie e sulle piccole le conseguenze della crisi, per esempio. No? E troverà sempre un Veltroni che dirà il modello è il nord-est. Lo ricordate? Adesso no, dice più. Non c'è più. Ma adesso è in crisi anche il nord-est. Prima era il Giappone, gli hanno portato ieri il Giappone. Vabbè, se